Buonasera dal TG6, apriamo con la cronaca. Un imprenditore muore schiacciato dal camion della sua ditta edile. Si tratta di Nunzio Sciarra, 64 anni, e titolare dell'omonima impresa edile. Morto sul colpo, la tragedia sul lavoro è avvenuta a Bellante. Ce ne parla Alfredo Primante. Ennesima tragedia sul lavoro in Abruzzo e questa volta in provincia di Teramo, a Bellante. Questa mattina, poco prima delle 9, Nunzio Sciarra, 64 anni, originario di Civitella del Tronto, titolare di un'omonima impresa edile, padre di 5 figli, è morto schiacciato dal camion che si è sfrenato lungo la discesa di Via dei Falegnami in contrada Villardente. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante il tentativo di rianimazione del 118, fatali per lui i gravissimi danni riportati alla testa. L'imprenditore è morto sul colpo, intrappolato fra il muro di un'abitazione e la fiancata del camion. L'imprenditore stava lavorando assieme ai figli in un podere nei pressi della zona artigianale quando è accaduto l'incidente. La ditta infatti era incaricata di alcuni lavori in un'abitazione privata e dopo aver scaricato un escavatore dal mezzo, l'imprenditore stava sistemando lo stesso mezzo meccanico quando ha visto il camion muoversi verso la statale 80. A quel punto ha tentato disperatamente di fermare la corsa del mezzo, ma è stato schiacciato contro il muro sotto gli occhi increduli dei figli. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro della ASL, che hanno aperto un'indagine al pari di quella della magistratura di Teramo affidata al PM Luca Sciarretta. Ora parliamo del caso di meningite che si è verificato in provincia di Chieti a Vasto, perché da ieri sera è stata avviata la profilassi antibiotica per i 110 bambini della scuola materna San Michele, dove si è verificato un caso di meningite meningococcia. A essere colpita è stata una bambina di quasi 4 anni ricoverata all'ospedale di Pescara, dove è stata confermata la diagnosi di malattia infettiva formulata al pronto soccorso di Vasto, e qui la piccola era stata portata alla comparsa dei sintomi. Subito sono scattati i protocolli seguiti in caso di rischio infettivo logico dal servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'ASLA di Lanciano Vasto Chieti, con una task force che ha preso contatti con i genitori, gli insegnanti, i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale per informarli sull'accaduto e sulle procedure da seguire per evitare il rischio di contagio. Il presidente D'Alfonso ha illustrato oggi quelle che sono le opere e gli importi contenuti nel Masterplan per il Sud. Filippo Tronca. Altro che briciole per il capoluogo, L'Aquila. Il master plan per il sud che il governo Renzi ha di fatto approvato per la parte dedicata all'Abruzzo prevede oltre 60 interventi per un investimento complessivo che supera gli 1,2 miliardi e di questi 80 milioni di euro sono per opere localizzate nel capoluogo e nel suo comprensorio. A ribadirlo a chiare lettere oggi il presidente della regione Luciano D'Alfonso, affiancato dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Un lavoro di questo livello di programmazione in Abruzzo non si è mai fatto. Bisogna tornare ai tempi del grande Mattucci. C'è l'integrale copertura finanziaria che tra l'altro questa sera in cabina di regia a Palazzo Chigi definiremo. Noi per quanto riguarda l'Aquila abbiamo mantenuto esattamente gli impegni assunti, di cui anche al mio intervento al Consiglio Comunale dell'Aquila. Ci sono risorse adeguate per potenziare l'infrastruttura per il cicloturismo e le ciclovie anche della montagna, dell'entroterra e della collina del fiume Aterno. Ci sono risorse importanti per quanto riguarda l'ex psichiatrico. Ci sono le risorse riguardanti Abruzzo Regione della Vista, ci sono risorse significative riguardanti anche il potenziamento del sistema della viabilità, il sistema idrico e fognario e il sistema anche della copertura della banda ultralarga. Pietrucci ricorda poi che nel Masterplan non poteva esserci l'universo mondo, l'importante è che ci siano opere strategiche utili per il territorio. E finalmente sono state recepite quelle che erano le indicazioni, è stato messo nero su bianco, noi abbiamo detto che avremmo fatto una conferenza stampa non appena avremmo avuto il documento che certificava gli interventi che noi ritenevamo indispensabili, oltre quelli giustissimi, che aveva già messo il Presidente della Regione Abruzzo. Pensare che il Masterplan potesse contenere tutte le misure che servivano al territorio aquilano era una follia, però Masterplan, oltre una serie di altri interventi fuori Masterplan, tra cui quello l'allegato alle infrastrutture, la superstrada dell'Aquila Matrice, statale 17, la legge dell'Aquila Città Capoluogo che nei prossimi giorni dovrebbe essere approvata, addirittura il finanziamento dei 4,7 milioni in aggiunta ai 2,5 della donazione dell'Emilia Romagna per l'elisoccorso, la centrale unica del 118, io penso che ci possiamo ritenere veramente soddisfatti. E oggi
Regione Pescara si è svolta la conferenza dei servizi per affrontare il caso della Power Crop, la centrale a biomasse che sarebbe dovuta venire realizzata ad Avezzano. Si erano schierate contro le istituzioni locali e anche le associazioni ambientaliste e l'incontro si è concluso con un esito negativo. L'organo esecutivo della Regione Abruzzo ha dichiarato decaduto l'accordo perché manchevoli di pubblico interesse. Queste sono le dichiarazioni del sottosegretario Mario Mazzocca. L'organo esecutivo della Regione Abruzzo ha sostanzialmente e di fatto dichiarato decaduto l'accordo in quanto manchevole nel pubblico interesse, ha deliberato quindi di recedere dall'accordo stesso, dichiarandolo decaduto, e contestualmente ha manifestato con uno specifico punto del deliberato l'interesse a proseguire l'attività dell'accordo stesso, ma chiaramente in una chiave netta e precisa, che è quella della sostenibilità, in questo caso agricolo-ambientale, della valorizzazione di quell'area, della valorizzazione dei prodotti IPG come quello della carota, insomma con una reale filiera ambientale nemmeno troppo corta, ma che possa effettivamente esprimere massimizzare le potenzialità dell'area e renderle spendibili in maniera non solo sostenibile ma anche proficua anche all'esterno. Oggi la conferenza dei servizi che esaminava il progetto dal punto di vista tecnico non ha potuto che prendere atto della deliberazione di giunta e conseguentemente la giunta ha tutta una serie di criticità evidenziate anche dai comuni e degli enti locali coinvolti, in primis il comune di Avezzano che ha il parere negativo per quanto attiene aspetti igienico-sanitario, ha concluso la conferenza dei servizi sul progetto con esito negativo e quindi noi crediamo di aver operato come il nostro dovere era nell'interesse della comunità abruzzese per un'esigenza che non era solo di tutela e salvaguardia del nostro territorio, ma che era proprio volta a un intervento che di sviluppo sostenibile davvero riteniamo avesse poco o nulla. A questo punto, per noi la partita è chiusa, ma è chiaro che siamo comunque aperti a ogni tipo di azione che può essere messa a conto da parte dei proponenti che possono non condividere l'opinione della Regione Abruzzo che è stata cristallizzata ancor più nella odierna giornata. Amnistia, Giustizia e Libertà ha presentato un esposto alla Procura regionale. Gli esponenti radicali denunciano la violazione dei diritti umani e un danno all'erario quale conseguenza del mancato superamento degli OPG in Abruzzo. Elisa Liuzzo. Danno all'erario e violazione dei diritti umani, la pazza storia delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che per legge oggi vanno a sostituire il vecchio ospedale psichiatrico. A denunciare oggi gli esponenti di Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi, che hanno presentato un esposto alla Procura regionale per l'Abruzzo presso la Corte dei Conti. La vicenda parte da Ripateatina, dove doveva essere costruita una REMS da 4 milioni di euro, mentre temporaneamente la residenza penale doveva essere istituita a Guardia Grele, ma il progetto viene bloccato dal TAR, poi arriva dall'Aquila la proposta di Lucoli, costo 800.000 euro, soluzione già pronta. Ma intanto il subcommissario Zuccatelli aveva dato il nulla osta, 31 marzo 2015, ad una struttura a Rosello. L'ASL di L'Aquila ottiene comunque il sì a reperire una struttura, Lucoli scompare e si arriva a Barete. Non è pronta, non ha i requisiti, deve essere ristrutturata e in più verrà a costare circa 150.000 euro di locazione, quando ce n'era una già pronta, Rosello, che non aveva costi di questo tipo. Scompare la proposta che avrebbe portato ad un risparmio per l'erario di 3.700.000 euro. Deve valutare la Procura presso la Corte dei Conti se ricorrono anche, oltre al chiaro danno patrimoniale, i requisiti e presupposti di legge per esercitare l'azione di responsabilità contro i responsabili. Questo chiaro sperpero di denaro pubblico. Ancora nessuna notizia a Teramo da parte del primo cittadino. Una settimana dall'uscita dell'assessore Giorgio Di Giovan Giacomo e dalla richiesta di dimissioni di un'opposizione che risulta sempre più compatta. Vediamo.
A Teramo, dopo ormai una settimana dall'uscita dell'assessore lavori pubblici, la maggioranza è ancora inesistente. Si continua a litigare su tutto, su poltrone, su potere e su soldi. Ultimo, la questione del mutuo richiesto dal gruppo di Futuro In per le manutenzioni, duramente contestato dal consigliere Di Sabatino, che oggi, durante la seduta in commissione, ha alzato la voce contro il sindaco e gli esponenti gattiani per poi abbandonare la seduta. Interviene così il Movimento 5 Stelle. Il sindaco è completamente senza maggioranza, in quanto Fratelli d'Italia è uscito, il gruppo di Angelo Puglia e Campana è uscito, il gruppo di Sabatino Martina è uscito. Al sindaco rimangono solo le dimissioni per dare dignità a una città capoluogo che è da mesi senza una maggioranza e senza un'amministrazione che governi decentemente questo territorio. L'ex assessore di Giovan Giacomo invece, palesemente deluso dalla mancata azione ad una settimana dalla sua uscita, dalla mancata risposta alla cittadinanza da parte del sindaco. Aspettiamo, la città aspetta più che altro, più che noi, perché noi abbiamo fatto una scelta ben precisa per rimettere in gabbia alcune situazioni del buon amministrare. Per far ciò bisogna avere una maggioranza coesa, soprattutto in questo momento storico dove bisogna fare delle scelte importanti, dunque questo era l'input che noi abbiamo lanciato con questa azione, che è solo un'azione politica perché poi è stata fra virgolette strumentalizzata sulle mie dimissioni, ma le mie dimissioni non sono state solo fatte da Giorgio e Giovan Giacomo, ma è stata fatta dall'intero gruppo e condivisa dall'intero gruppo, dunque una scelta politica ben precisa e finalizzata solo ad ottenere alcuni risultati, ma nel solo esclusivo interesse della collettività. Anche il Partito Democratico, così come gli altri, ha chiesto le dimissioni, però le dimissioni comporterebbero comunque il commissariamento di oltre un anno della città e non è positivo per Teramo e per i cittadini. Quindi cosa altro si potrebbe sperare? Ma sicuramente in via generale un commissariamento non è mai un aspetto positivo, ma la domanda che io pongo, quello che questa amministrazione sta facendo, ha fatto in questi anni e sta continuando a fare, questa incertezza, questa indeterminatezza, questa situazione di bilancio drammatica e di predissesto, non è di fatto uno stallo per i cittadini e per la città? Noi siamo in una situazione di commissariamento di fatto già. E all'Aquila l'opposizione lancia un allarme sullo stato delle casse comunali. 24 milioni mancanti per chiudere il bilancio in previsione e anche sull'emergenza sicurezza. Vediamo. L'Aquila sull'orlo del baratro con un buco nel bilancio da 24 milioni di euro e la concreta ipotesi che in autunno si dovranno aumentare le tasse sui rifiuti del 20%. In una città inoltre sempre più preda della microcriminalità. L'apocalittico scenario è stato illustrato oggi dai consiglieri di opposizione Guido Liris, Alessandro Piccinini, Giorgio De Matteis, Raffaele Daniele e Pierluigi Properzi. Beh, siamo 24 milioni di euro sotto, il 30 di aprile si chiuderà il bilancio, o almeno dovrebbe chiudersi il bilancio, non si sono ancora riunite le commissioni propedeutiche alla chiusura del bilancio, non abbiamo ancora tempo per gli emendamenti, siamo 24 milioni di euro sotto, l'assessore competente dichiara che dovrà aumentare del 20% la tassa sui rifiuti in autunno e addirittura sarebbe stato necessario l'aumento del 50%. Noi siamo assolutamente contrari a questo tipo di soluzione di una problematica di cui si era fatto carico il PD nazionale con Stefania Pezzomane, con la visita di Zanda, ma che non ha portato i risultati sperati. Altre emergenze: la sicurezza, la microcriminalità, detto Piccinini, sta assediando gli aquilani, servono più agenti di polizia perché la città è ora molto più estesa e delle telecamere più volte annunciate neanche l'ombra. È ufficiale, a Pescara i turisti pagheranno la tassa di soggiorno. Secondo il parere della Corte dei Conti, l'imposta può essere applicata nei comuni in predissesto, proprio come in quello di Pescara. Paolo Renzetti. Assessore Cuzzi, si parla della tassa di soggiorno, proprio oggi è uscita una notizia che parlerebbe di un divieto di imporre nuove tasse alle amministrazioni comunali e anche a Pescara, però voi avevate interpellato e chiesto un parere addirittura alla Corte dei Conti. Ma noi abbiamo seguito l'iter giusto, abbiamo chiesto un parere alla Corte dei Conti che ha rimesso in capo all'amministrazione questo tipo di scelta, appunto perché noi siamo un ente in predissesto e devo dire che la Corte dei Conti invece d'altro canto ha vietato a comuni che non sono nella nostra situazione, tipo il comune di Gioglianova, di implementare questo tipo di nuova imposta. Quindi
la tassa di soggiorno ci sarà e verrà applicata sin da subito? Ma la tassa di soggiorno ci sarà come contributo di scopo per rilanciare la vocazione turistica della città, è appunto una tassa di scopo che pagheranno le persone che arriveranno in città e non i cittadini pescaresi, e deve essere intesa come un investimento per il nostro territorio, appunto per rilanciare l'attrattività di Pescara, un percorso fatto con gli albergatori, le DMC, attraverso un programma serio incluso nel piano marketing che porterà Pescara ad avere una nuova vitalità dal punto di vista turistico e attrattivo. Nuove politiche in materia di apprendimento grazie ai politecnici professionali, e l'obiettivo è quello di formare studenti per un nuovo inserimento lavorativo. Paolo Renzetti. Assessore Sclocco, si parla di politecnico professionali e di una riforma che ci sarà, di cosa parliamo in particolare? Saranno dei contratti di rete pubblico-privati che avranno come obiettivo l'istruzione, la formazione e l'ingresso al mondo del lavoro. Di fatto le imprese diranno quali sono le figure a loro necessarie, le imprese del territorio ma non solo, diranno quali sono le figure per loro necessarie, si farà formazione su quelle specifiche figure, sperando appunto poi che i ragazzi possano essere poi inseriti nel mondo del lavoro. Gli strumenti sono quelli della formazione, sono quelli anche del lavoro, come dire, della formazione on the job, come le scuole, le botteghe scuola per esempio. E le filiere scelte, individuate, sono sei, che sono l'energia, la meccatronica, la mobilità sostenibile, la moda, il turismo e l'agroalimentare. Parliamo dunque di un ulteriore strumento per favorire l'occupazione in un momento particolare. Sì, la formazione specifica, molto focalizzata, perché appunto abbiamo già nella rete le imprese che ci chiederanno le figure di cui loro hanno bisogno, e quindi poi certo una formazione specifica che spero potrà avere una risposta concreta e immediata. Parliamo ancora di lavoro, perché è stato presentato il master plan del lavoro questa mattina a Pescara. Nell'aula Federico Caffè dell'Università d'Annunzio si è tenuto il seminario sui finanziamenti alle imprese, sulle opportunità di lavoro e formazione. I rappresentanti della regione Abruzzo hanno sottolineato la grande opportunità offerta dal Fondo Sociale Europeo, che è una dotazione finanziaria di 142 milioni di euro ed è chiamata a giocare un ruolo decisivo sulle politiche dell'occupabilità. L'attenzione dovrà essere concentrata nella fase progettuale, in grado di guardare alle esigenze e ai bisogni dei singoli territori. Non è più tollerabile assistere a un Abruzzo che cammina a due velocità, ha detto l'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo. Il nostro principale obiettivo è non lasciare indietro nessuno e pensare invece a una politica armonica di sviluppo sull'intero territorio regionale, e da qui l'idea di una quota di riserva dei fondi strutturali europei per le aree interne. Tra qualche mese sarà perfezionato il piano esecutivo dell'FSE, poi sarà la volta dei primi bandi pubblici. Per i prossimi tre anni, ha annunciato Dirino, ci saranno a disposizione 45 dei 142 milioni dell'intera dotazione finanziaria. La nostra idea è quella di realizzare un piccolo master plan del lavoro con una serie di misure specifiche e definite. Avviati i lavori da parte della provincia di Pescara nella parte nord del litorale del comune di Montesilvano nell'ambito del progetto Bike to Coast. Il finanziamento è di 1,1 milioni di euro. Vediamo. Presidente Di Marco, partiranno a breve i lavori per il completamento e l'adeguamento della pista ciclabile nella zona nord di Pescara e nel comune di Montesilvano in particolare. Siamo già al lavoro da qualche settimana e abbiamo anche l'ambizione di poter concludere entro la fine di giugno i lavori appunto interessanti, il tratto diciamo di strada che va da Montesilvano fino ad arrivare a Francavilla, passando per Pescara. Noi abbiamo una esigenza, quella di rendere, come dire, definitivamente possibile questo risultato della pista ciclabile Bike to Coast, che è tanto attesa non solo dalla città di Pescara ma da tutta la comunità, diciamo, adriatica, che guarda con interesse a una soluzione che molti avrebbero già voluto poter, diciamo, avere a disposizione. Io sono soddisfatto del lavoro fatto dalla provincia di Pescara, dalla struttura tecnica, ingegner D'Incecco, e con la condivisione anche del sindaco di Pescara e del sindaco di Montesilvano, che hanno con noi appunto voluto mettere in piedi questo progetto così ambizioso con un finanziamento di 1.100.000 euro.
Come provincia di fatto vi siete sostituiti ai comuni? Esattamente questo, perché siamo noi, diciamo, delegati a questa formula, diciamo, concertata con gli enti locali, ma la cosa più importante è che abbiamo anche concertato le soluzioni che gli stessi comuni ci hanno appunto comunicato nelle conferenze di servizi e abbiamo appunto inteso agire rispetto anche alle precarietà che ciascun comune ci ha voluto segnalare e che noi abbiamo fatto proprie. Domani a Teramo farà sosta il camper rosa a disposizione delle donne nella giornata nazionale dedicata alla salute della donna. Vediamo. Un venerdì mattina dedicato alle donne e alla conoscenza del sistema di cure e di tutela della salute rosa. Teramo, Piazza Martiri, ospiterà domani dalle 9 alle 13 il camper rosa e una tenda allestita dal personale della Croce Rossa per effettuare alcune prestazioni gratuite. L'occasione è quella della giornata nazionale della salute della donna, voluta dal Ministero della Sanità. L'equipe ginecologica, insieme a quella radiologica e del percorso senologico, sarà a disposizione per visite e per fornire informazioni utili, dalla fertilità alla violenza, dall'alimentazione alla prevenzione dei tumori, dalla cosmesi ai disturbi alimentari e alle malattie croniche. Dobbiamo puntare sulla prevenzione e questo per tutte le malattie. E in modo particolare si presta alla sfera genitale femminile e sappiamo che proprio grazie agli screening, parliamo del pap test, parliamo di altre attività che riguardano l'apparato genitale, noi abbiamo sconfitto molti tumori femminili e quindi oggi per esempio il carcinoma della porta, cioè del collo dell'utero, grazie allo screening con il pap test o con l'HPV test, è una cosa rara in fase avanzata. Alla riserva di Castel Cerreto di Penna Sant'Andrea domani si celebra la 17ª festa dell'albero. Si svolgerà domani 22 aprile a Penna Sant'Andrea la 17ª edizione della Festa dell'Albero per valorizzare il patrimonio boschivo della riserva di Castel Cerreto con la partecipazione delle scuole dell'Unione dei Comuni del Medio Vomano e del Corpo Forestale. Sono i ragazzi delle scuole che mettono a dimora, anche se è un gesto simbolico, queste piante che vengono donate, fornite dal Corpo Forestale dello Stato di Teramo. E in questa occasione, oltre a mettere a dimora delle piante, c'è una liberazione di uccelli rapaci, sempre forniti dalla forestale, che vengono da un centro di recupero. La didattica è in fondo il fine principale della nostra riserva, quello di educare un po' i giovani, partendo dalle scuole dove c'è il vivaio di questi ragazzi, all'educazione, al rispetto della natura e di una vita sostenibile. La nostra riserva è gestita dalla cooperativa Floema e si ha un'estensione di 142 ettari, va dai 300 metri di altitudine fino ai 600 metri della frazione Pilone dove è situata la porta della riserva. Qui abbiamo anche la foresteria, abbiamo una piccola area camping per favorire diciamo il soggiorno per chi volesse rimanere per qualche giorno in più. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e dal Pescara e ancora emergenza infortuni in Casa Biancoazzurra alla vigilia della gara con le rondinelle. Caprari ancora in forte dubbio, mentre per gli altri lungodigenti ci sarà ancora da aspettare e torna dopo la squalifica Memusciai. Noi ascoltiamo Vincenzo Fiorilli. Difficile fare dei nomi quando si vince, però c'è un ragazzo che ha sofferto in silenzio nelle ultime settimane, è stato chiamato in causa nuovamente e ha risposto alla grande, questo è Vincenzo Fiorillo. Ma sì, sono contento innanzitutto per i risultati di squadra, perché quando perdevamo io ero triste come tutti i miei compagni, sono abbastanza abituato a parlare poco, allenarmi tanto, provare a dimostrare sul campo. Qualche volta non ci sono riuscito, però tutti sanno quanto tengo a questa maglia e quindi sono contento così. Come nelle ultime partite, questa difesa, la difesa del Pescara, ha corso pochi rischi. Cosa è cambiato nelle ultime settimane? Ma è cambiato che in quei due mesi dove le cose non andavano abbiamo lavorato tanto, abbiamo parlato tanto, abbiamo cercato tutti quanti di correggere i nostri difetti e questo è un merito che va a tutta la squadra, a tutti i compagni, ecco.
si cresce, si migliora e questo sta avvenendo. Sicuramente una competizione leale, questo spinge tutte e due a fare sempre il massimo. Ecco, sono stato per un periodo messo da parte e ho continuato a lavorare senza problemi, essendo il primo tifoso anche di Simone quando giocava, perché lui l'ha sempre fatto con me. E niente, tutte e due, tutti vogliamo il bene del Pescara e basta. Volgiamo lo sguardo anche alla gara di sabato prossimo, perché all'Adriatico arriverà il Brescia, sarà una gara particolare, la gara degli 80 anni, giocherete con la maglia celebrativa e ovviamente sarebbe importante vincere, non solo per la classifica, non solo per rimorare, ma anche per fare un bel regalo ai tifosi in questa ricorrenza importante. Beh sì, onestamente parlo per me, sono orgoglioso di far parte di questa festa, ecco. Però c'è una partita che è importantissima, che vale 3 punti, ma adesso sappiamo che sono tutti scontri diretti quasi, quindi dobbiamo cercare di strappare più punti possibili per piazzarci al meglio. Si complica il piano salvezza per la Virtus Lanciano dopo la penalizzazione di 5 punti da parte della federazione. Intanto i rossoneri preparano la gara di Cagliari e nel frattempo la società annuncia di preparare il ricorso. Verrà sicuramente proposto appello e che con fiducia tenteremo di dimostrare che l'addebito relativo alla dichiarazione non veridica contestata è infondato, deve essere riformato, e che quindi su questo punto, su questo problema contiamo di ottenere il proscioglimento della società su questa contestazione. Insomma, qualche spiraglio per il ricorso, questo l'ha annunciato anche la società con l'amministratore delegato, ma compatta tutto il vertice societario. C'è qualche possibilità e le vogliamo chiedere anche che tempistiche dobbiamo attenderci? Allora, questa sentenza, questa sanzione possa essere ridotta, lo penso anche io, però non mi si può chiedere il quantum della riduzione. Su questo io non posso intervenire e non posso parlare. Per i tempi ritengo che nell'arco di 20-25 giorni potremmo già arrivare alla decisione di secondo grado e che sicuramente quella decisione interverrà prima della fine del campionato. Come si gestirà questo ricorso? Le carte in pratica quando verranno presentate proprio in soldoni? Guardi, non abbiamo neppure avuto la notifica della sentenza, la sentenza è stata solamente pubblicata. Dopo la notifica provvederemo a chiedere gli atti del procedimento. Ricevuti gli atti abbiamo 7 giorni di tempo per fare il ricorso, ma lo faremo molto velocemente. Non appena avremo gli atti, ritengo 2 o 3 giorni, depositeremo anche l'appello. Ora passiamo alla Lega Pro e dopo i fischi ricevuti parla Francesco Forte, che annuncia ai tifosi di far vedere quanto varrà sul campo. Ma un momento in cui bisogna comunque restare concentrati sulle ultime 3 partite, perché bisogna portare a casa altri 9 punti, che comunque ci sono 3 partite importanti. A Pistoiese sicuramente sarà una partita difficile perché si gioca la salvezza, mentre invece in casa contro la SPAL dobbiamo mantenere la nostra imbattibilità, e poi c'è l'ultima partita a Pontedera, quindi sicuramente è un momento dove bisogna stare concentrati, dove bisogna comunque tenere alta l'asticella e finire al meglio la stagione. Diciamo che una risorsa importante anche per me fare assist, far giocare bene con quella squadra, perché quando non vengono i gol, almeno comunque bene o male dare una mano alla squadra, cercare di mandare un compagno in porta è sempre gratificante. Chiaramente ora aspetto che il favore sia ricambiato. Senti, quindi archiviati i fischi di qualche settimana fa del Bologna? Ma quello fa solo bene, cioè mi fa crescere, perché mi fa allargare un po' le spalle, mi fa crescere di personalità, e sta a me adesso dimostrare, far vedere quello che valgo, quindi
non sarà né la prima né l'ultima volta, penso, che accadrà, che accade anche nel calcio, quindi non ci sono assolutamente problemi, anzi li capisco i tifosi, e quindi voglio solo far vedere, insomma, quello che valgo. E ora l'Aquila Calcio a Rimini con Maccarrone, Milicevic, il difensore e il mediano sono pronti al rientro. Intanto gli allievi rosso-blu si qualificano alle finali nazionali. Gianmarco Meng. Penultimo giorno di lavoro per l'Aquila di Modica, prima della partenza per Rimini, dove i rosso-blu si giocheranno le residue speranze per evitare play-out. Sul fronte formazione l'unica certezza è la conferma del 4-3-3. In difesa è pronto al rientro Giordano Maccarrone, che dovrebbe fare coppia con Piva. Sugli esterni, con Chirieletti fuori causa, Di Mercurio potrebbe tornare titolare, con Ligorio sul fronte mancino. L'altro grande rientro rispetto al match di Siena è quello di Milicevic in mezzo al campo. Le sue geometrie e la sua visione di gioco saranno un toccasana per la manovra dell'Aquila. A caccia di una maglia sulla mediana c'è anche De Francesco, lasciato in panchina da Modica per tutti i 90 minuti contro il Siena. L'ex Lazio si giocherà il posto con uno tra Boulevardi e Manuel Mancini. In attacco Perna è favorito su De Sousa, mentre Ceccarelli potrebbe tornare titolare dopo tantissimo tempo. Mancheranno di certo Pesoli per infortunio e Triarico per squalifica. Nel Rimini mancherà invece Nicola Mancino, appiedato per un turno dal giudice sportivo per recidività in ammonizioni. Intanto il pianeta L'Aquila può sorridere per la grande notizia arrivata ieri dalle giovanili. In particolare la formazione degli allievi nazionali guidata dal tecnico Alex Taribello si è qualificata aritmeticamente ai play-off. Ieri si è infatti disputato il recupero tra Roma e Foggia. La vittoria dei giallorossi ha qualificato la formazione aquilana, che dunque a metà maggio parteciperà alle Final Eight di categoria. Risultato storico mai raggiunto per il vivaio rossoblu del presidente Fabrizio Rossi al suo primo anno da numero uno delle giovanili. Il TG6 finisce qui. Prima di salutarci ricordiamo l'appuntamento con il ciclismo e con Velo a partire dalle 21. In studio Luciano Rabottini, è condotto da Jacopo Forcella. Invece il prossimo appuntamento con l'informazione è quello delle 23. Buona serata.